Amici della Pallacanestro Trieste, ben ritrovati da Matteo Zanini sulle frequenze di Tele 4 per il match odierno alle Pallarubini di Via Flavia tra Pallacanestro Trieste 2004 e Lighthouse Trapani. Pallacanestro Trieste affronta quest'oggi quindi una formazione che in classifica in questo momento ha collezionato 12 vittorie e 9 sconfitte. Differenza dei ragazzi di Eugenio Bermasson che hanno allenato 14 della sconfitta di misura in casa della centrale della Federation. Pallacanestro Trieste che in settimana ha salutato Ryan Huber a favore di Brandon Wood che quest'oggi parte in quintetto per i biancorossi. Andiamo subito a leggere appunto gli starting five delle rispettive formazioni. La Pallacanestro Trieste si schiera con il numero 11 Andrea Coronica, con il numero 18 Brandon Wood, con il numero 14 il capitano Marco Carra, con il numero 8 Will Harris e infine con il numero 12 Dana Di Liegro. Dall'altra parte la Lighthouse Trapani allenata da Lino Lardo, un allenatore che ha un curriculum piuttosto prestigioso, si schiera con il numero 5 Andrea Renzi, con il numero 20 Kevin Parker, con il numero 14 Nelson Rizzichiello, con il numero 9 Robert Lowe e infine con il numero 7 Lorenzo Bartoli, con il numero 12 Lorenzo Bartoli, Stefano Bossi triestino, giocatore di scuola azzurra Trieste classe 1994 che va subito a servire un pregevole assist per Andrea Renzi, va a schiacciare il lungo di origine ligure, 2-0 per Trapani, primo canestro dell'incontro. Ora Marco Carra contro Stefano Bossi. Carra, bel backdoor, ben servito da Dei Di Diego che va a scodellare il primo assist della partita, 2-2. Ritorna in attacco Trapani con Parker, ci prova Rizzichiello da tre punti e va subito a bersaglio Nesso Rizzichiello, giocatore molto interessante a livello di Lega 2, un'ala moriundo che può giocare sia da 3 che da 4, fisicamente prestante, dotato di un buonissimo tiro da fuori. Ora Trieste ritorna in attacco, Di Liegro riesce a consegnare al capitan Carra, Carra scarica Coronica, Di Liegro un po' basso contro Renzi, può prendersi l'uno contro uno, Di Liegro si gira bene, il suo semigancio destro non va a buon fine, però combatte come di consueto Di Liegro, riesce a recuperare un pallone in coabitazione con Coronica, la palla arriva a Marco Carra e il capitano mette subito la zampata tripla del numero 14 di Eugenio Dalmassone, 5-5. Quando sono passati due minuti dall'inizio di questa partita, Lauri si prende l'uno contro uno, scarica bene per Parker, la palla arriva a Bossi, fa saltare mezza difesa biancorossa e va ad appoggiare delicatamente due punti aiutandosi col ferro Stefano Bossi, primi due punti per lui. Ora Brandon Wood si incarica di portare su la palla, giusto in posizione di playmaker l'ex Michigan State University. La palla arriva a Carra, blocco alto di Di Liegro per Carra, lo scarico per Coronica che prova la bomba, non va, rimbalzo di Rizzichiello che affida subito la palla a Parker, ottimo assist no look per Renzi ma il controllo è difettoso e c'è l'infrazione di passi fischiata ad Andrea Renzi. Ricordiamo gli arbitri dell'incontro, la terna arbitrale di oggi è formata da Matteo Moretti di Marciano, Giulio Peppone di Spello in provincia di Perugia e Roberto Biasini di Veroli in provincia di Frosinone. La rimessa dal fondo per Coronica che serve Di Liegro, Carra per Wood, Wood prova a scaricare, ribalta lato ancora per Carra, Di Liegro raddoppiato, trova lo spazio per andare al tiro, non va, ma Coronica riesce a trovare il recupero, c'è ancora un secondo per andare al tiro, prende un Wood, brucia la retina dei siciliani, 7-7, Trieste è sempre lì. Ricordiamo che all'andata la Pallacanestro Trieste perse in terra siciliana 87-80, dunque
un confronto piuttosto equilibrato. Ora bella doppia difensivo della formazione di Delmasson, ancora Rizzitiello ci prova da tre, non va la tripla. Di Liegro recupera il rimbalzo, Carra chiama Brandon Wood, Wood è lontanissimo da canestro, attaccato da Lauri, prova un altro palleggio a rete tiro Brandon Wood, un tiro fotocopia di quello scoccato poche azioni prima. Lauri in transizione, prova la bomba e va subito bersaglio Robert Lowery, guardia ala 188 cm classe 1987 che garantisce un ottimo pontino di media la formazione siciliana. Ricordiamo Lauri 15,5 punti e 6,9 rimbalzi con 3 assist a partita, comunque giocatore polivalente che sa farsi valere in più zone del campo, non solamente per quanto riguarda le realizzazioni. Torna ancora in attacco Trapani con Parker che penetra in mezzo alla difesa triestina, resiste al contatto, però sfortunata la conclusione del giocatore Di Lardo, contropiede per Trieste con Wheeler che va a segnare il fallo e vale dell'8-10. C'è anche un libero aggiuntivo per Will Harris che ha subito un fallo da Nelson Rizzitiello, è la prima penalità per lui. Harris ha la possibilità di pareggiare nuovamente il confronto. Buono anche per lui. Pari dunque, quando siamo arrivati a metà di questo primo quarto di gioco, Trapani si rovescia nuovamente in attacco, cerca di alzare i ritmi Parker, Bossi prova la bomba, piuttosto corto il tiro di Stefano, però la carambola premia ancora la formazione siciliana, bella assist di Lauri per Rizzitiello che da vicino va ad appoggiare due punti, 10-12. Carra chiama schema a destra, gioco alto di Di Liegro per il capitano. Carra si affida ancora a Di Liegro, dà il pallone sotto per Coronica che trova spazio, si libera bene della marcatura di Parker. Ottimo assist di Dane Di Liegro che dimostra di avere anche occhio per il passaggio e Coronica appoggia due punti al vetro, sono i primi due punti della sua partita. Trieste e Trapani in parità a quota 12. Parker può provare il tiro da fuori, non va la sua conclusione, ma Renzi recupera ancora, la palla arriva di nuovo in angolo, Bossi, tre tiri da fuori, 0 su 3 per Trapani, che non ha sfruttato questa occasione. Dall'altra parte sfortunatissimo Capitan Carra che prova una acrobazia in penetrazione ma viene beffato dal ferro. Ora Parker con il pallone in mano, mentre sul cubo dei cambi per Trapani c'è Giancarlo Ferrero. Palla arriva Renzi a centro area, bel semigancio destro del 2,7 m classe 1989. Giocatore davvero interessante che qualche anno fa era un prospetto assoluto per la A1, ricordiamo ha avuto anche un paio di annate alla Benetton Treviso. Qui Capitan Carra rischia lo sfondamento, c'è invece il fallo fischiato ai danni di Andrea Renzi, primo fallo per lui e ci sono i primi cambi. Va a sedersi per Trieste Andrea Coronica ed entra al suo posto con il numero 7 Stefano Tonut. Dall'altra parte Lino Lardo fa accomodare in panchina Stefano Bossi e con il numero 21 fa la sua prima apparizione odierna Giancarlo Ferrero, altro giocatore molto interessante, guardia ala di 195 cm, 26 anni, tiratore dotato di ottima mano. Di Liegro, gladiatorio, recupera un pallone in attacco e appoggia al ferro, altri due punti. Di Liegro davvero fondamentale nella lotta a rimbalzo quest'oggi, ha un cliente piuttosto scomodo da affrontare. Lauri va ad appoggiare altri due punti, bella penetrazione di destra per l'americano di Lino Lardo che
l'anno scorso giocava nella seconda lega turca, Balıkesir. Dicevamo di Trapani, formazione che ha sconfitto all'andata la Pallacanestro Trieste con il risultato di 87-80, team che tra l'altro fuori dalle mura amiche non ha un percorso netto, fino a questo momento ha un record di 3 vittorie e 7 sconfitte, invece in casa ha un bilancio di 9 vittorie e 2 sconfitte, dunque un tipico team non da trasferta. Primo time out sul campo nel frattempo, quando siamo arrivati a 2 minuti e 53 secondi e alla fine di questa prima frazione di gioco, siamo sul 14-16 per la Lighthouse della Trapani. Andiamo a leggere il quadro delle altre partite della 22esima giornata. Oltre al confronto che stiamo commentando quest'oggi, c'è in cartello Angelico Biella, centrale dell'Atte Brescia, credito di Romagna Forlì, Tezenis Verona, Expert Napoli, Aquila Basket Trento, UPEA Capodorlando contro Mani dal Torino, Aget Imola contro Sigma Barcellona, GZC Veroli contro FMC Fiorentino e infine Fileni BPA Iesi, la nuova formazione di Ryan Hoover, che affronta la Novi Più Casale Monferrato. Intanto è ripreso il gioco con Trieste in attacco con Ut, carica per Carra, ci sono ancora 7 secondi per andare al tiro. Will Harris serve Tonut con un backdoor, ancora 2 secondi, Tonut assist in angolo per Brandon Bull, la bomba dell'americano, 17-16 ed è vantaggio per la Pallacanestro Trieste con Stefano Tonut che griffa i primi 3 punti della sua partita. Ferrero cerca di servire Lauri in angolo, la difesa di Trieste è buona e costringe il numero 21 alla palla persa. Trapani alza il suo quintetto facendo uscire Nelson Rizzitiello per inserire un numero 4 puro come Patrick Baldassar, altro giocatore che in Lega 2 è davvero un fattore e che ha giocato diversi anni positivi tra Trapani, Virtus Siena e diverse altre squadre, garantendo sempre un apporto costante in punti rimbalzi e anche con un tiro da fuori che è migliorato sempre di più con gli anni. Intanto torna sul cubo dei cambi anche Stefano Bossi per Trapani. Lauri recupera un pallone, cerca di servire Parker. Parker prova a prendere il centro dell'area, poi si ferma, torna sui suoi passi, vuole giocare a due con Baldassar e c'è il blocco alto del numero 11. Parker una finta, prova a far saltare Carra, serve Baldassar che deve forzare perché stanno per scadere i 24 secondi. Tiro piuttosto fuori equilibrio, può ripartire Trieste con Brandon Wood, una serpentina finita male perché Lauri riesce a mettersi sulla strada del numero 18 di Dalmasson. Dall'altra parte Parker prova la tripla in transizione, non va a buon fine la sua soluzione e quindi Trieste può avere una nuova opportunità con Harris che chiamava palla in post basso. Altri due cambi, anzi più precisamente c'è un time out richiesto dalla panchina triestina, quindi altra sospensione quando siamo sul punteggio di 17-16 e si preparano appunto due cambi per entrambe le formazioni. Infatti abbiamo visto che Trapani aveva mandato sul cubo Stefano Bossi, dall'altra parte Eugenio Dalmasson aveva fatto cambiare Michi Rozier, che dunque è pronto per fare il suo esordio quest'oggi. Partita godibile fino a questo momento, risultato in bilico, Trieste sta reggendo bene il confronto con una formazione che ha negli americani il proprio punto di forza ma anche dei giocatori di contorno piuttosto preziosi come Renzi, Baldassar, Rizzitiello, tutta gente che ha anni di esperienza in queste categorie e che può garantire una buonissima quadratura del cerchio al coach ex Verona e Milano tra le altre. Gli arbitri fischiano, il minuto di sospensione è terminato, dunque come dicevamo rientra sul parquet Stefano Bossi che darà qualche minuto di respiro a Parker.
D'altra parte Miki Rudzer ha preso il posto di Marco Carr. Ed è proprio Rudzer che viene servito. Good per Harris. Buon controllo del corpo di Will Harris, che va a conquistare due punti appoggiati al vetro con una buona power move, un movimento di potenza. Dall'altra parte Bossi serve Ferrero. Ferrero fa saltare Liegro, poteva giocarsi il mismatch. Palla Sarre contro Harris. Ora la palla arriva al numero 15 di Trapani, Luca Yanes. Un centro di 2,3 m, classe 1980. Intanto con Yanes che sbaglia la conclusione, dall'altra parte si scatena ancora una volta Brandon Wood. Brandon Wood che non andrà però in lunetta, gli arbitri hanno visto che il palleggio non è ancora stato raccolto. Dicevamo di Luca Yanes, altro giocatore esperto, classe 1980, 2,3 m, uno che ne ha viste di cotte e di crude in questi palcoscenici. C'è l'ultimo tiro per Trieste, anzi non è così perché c'è una differenza, una discrepanza di 3 secondi circa. Ruggier per Di Liegro che da sotto misura con errore clamoroso, ma dall'altra parte Bossi perde la sfera. Wood forza da 3 punti, poteva avvicinarsi ancora un po', non se ne è venuto l'americano, e dunque il primo periodo di gioco si conclude con la pallacanestro Trieste 2004 avanti 19-16. Peccato per quest'ultimo tiro di Brandon Wood, poteva fare ancora uno o due palleggi visto che mancavano 2 secondi alla fine del periodo, ma peccato soprattutto per l'errore da sotto misura di Dane Di Liegro, che aveva ricevuto un pallone davvero invitante da parte di Miki Rudzer. Un po' appannato offensivamente quest'oggi l'americano, che fino a questo momento ha segnato solamente 2 punti. Le fortune della pallacanestro Trieste passano anche attraverso le sue mani, dunque sarà auspicabile che il pivot oriundo inizi a mettere punti nel ferro. Intanto le squadre sono pronte per rientrare sul parquet per questa seconda frazione. Lino Lardo opta per il quintetto formato dal numero 13 Stefano Mossi in cabina di regia, numero 9 Robert Lauri come guardia, il numero 21 Giancarlo Ferrero nel ruolo di 3, e sotto canestro la coppia formata dal numero 15 Luca Yanes e dal numero 11 Patrick Baldassarre. Dall'altra parte Trieste che si schiera con il numero 10 Michele Rudzier, con il numero 18 Brandon Wood, con il numero 12 Dane Di Liegro, con il numero 8 Will Harris, e c'è ancora il punto uomo da disegnare, ma sembra che sia il numero 7 Stefano Corruzzi. Sì, esattamente così. Ora i giocatori sono attorno a coach Belmasson per le ultime direttive prima di entrare in campo per questo secondo quarto, mentre Lino Lardo discute animatamente con la terna arbitrale. Lino Lardo, allenatore che ha alle spalle un passato davvero illustre, nativo di Loano in provincia di Bergamo, dicevamo che ha allenato in piazze importanti come Milano, Bologna, Roma, anche Verona, Lardo che in estate ha scelto appunto questa coppia di americani formata da Kelvin Parker e Rob Lauri, sta assicurando circa 30 punti di media all'incontro alla formazione targata Lighthouse. Andiamo anche a vedere qualche statistica del primo quarto. Trieste che fino a questo momento ha tirato con il 44% dal campo, 8 su 18. Il confronto ai rimbalzi è sostanzialmente pari, 9 a 8 il computo totale. Dall'altra parte Trapani ha un po' sparacchiato da 3 punti, 2 su 7 complessivi. Dunque nel 19 a 16 del primo periodo di gioco spiccano i 5 punti di Will Harris e 5 punti di Marco Carr,
50% del fatturato offensivo garantito dai due giocatori di Eugenio Dalmasson. E si apre appunto il secondo quarto di gioco con Trapani che si mette a zona 3-2. Trieste prova subito a scardinarla con Harris che ha qualche problemino nel controllare la sfera, poi però subisce il fallo da parte del numero 13 Stefano Bossi. È la prima penalità fischiata al Triestino ex Trento Schneider Udine, Venezia Giulia Basket e Azzurra Trieste, dicevamo. Ora Wood serve Di Liegro che aveva preso posizione profonda, purtroppo il lungo di Dalmasson non riesce a tramutare a canestro il suggerimento di Wood. D'altra parte Ferrero si avvicina, poi torna sui suoi passi, affida la palla a Bossi. Bossi ha raddoppiato tra Rozier ed Ennis, prova Baldassarre liberissimo da tre punti e Patrick Baldassarre dimostra di avere una mano piuttosto rotonda dall'arco dei tre punti, giocatore duttile che può occupare anche, lo occupava diciamo nei primi anni di carriera, lo spot di tre in virtù di una mano piuttosto dolce. E intanto dall'altra parte Michel Rozier piazza il suo caratteristico palleggio restrittivo, mantenendo ancora avanti la pallacanestro Trieste 2004, 21-19 dopo un minuto e mezzo. E coach Dalmasson fa cambiare anche Francesco Candussi, altra bomba a segno per Trapani che va a canestro con Giancarlo Ferrero, giocatore che assolutamente non si può lasciare libero da tre. Fino a questo momento in campionato per Ferrero 34 su 91 nelle triple, pari a un 37,4%, piuttosto buono. Ora prosegue l'attacco alla zona di Trapani per Trieste, Harris prova il tiro, ne viene fuori un brutto mattone, può ritornare avanti la formazione granata. Lauri trova il taglio di Giannis a centro area, Giannis serve Ferrero da tre punti ancora, Giancarlo Ferrero decisamente on fire, 6 punti di fila per lui, 21-25. Trapani dal meno 3 è riuscita con 3 triple di fila a ribaltare il risultato e ora può gestire 4 lunghezze di margine. Will Harris intanto gladiatorio sotto i tabelloni, va a recuperare un errore di Wood e indovina il canestro del meno 2, 23-25. Dall'altra parte Giancarlo Ferrero, usa un po' di Actor Studio per evidenziare il contatto. Ci sono anche dei cambi sul parquet, dicevamo riposo meritato per Dane Di Liegro, oggi un po' opaco sotto il fronte offensivo, ma comunque sempre autore di lavori maestosi nei pressi del ferro per quanto riguarda i rimbalzi e la difesa. Esce Di Liegro ed entra Francesco Candussi con il numero 13. Ora Tonut affronta Ferrero in post, Ferrero prova il giro tiro cadendo all'indietro, la sua soluzione non va. A rimbalzo però Renzi riesce a fare buona guardia e Lauri subisce fallo. Fallo commesso dal numero 13 Francesco Candussi. Francesco Candussi, primo fallo. Primo fallo per lui, c'è rimessa laterale per la Lighthouse, la effettua Giancarlo Ferrero con Bossi che prende il consegnato da Baldassarre. Ora per Baldassarre penetrazione di sinistra, riesce ad andare via a Will Harris. Baldassarre per Will Harris è il primo fallo, altra rimessa dunque per Trapani. È il terzo fallo di squadra per la pallacanestro Trieste che avrà ancora due penalità prima di andare in bonus. Bossi, bel pallone sotto per Renzi che viene disturbato dall'aiuto di Tonut. Sembrava palla per Trieste perché a mio modo di vedere l'ultimo tocco era del lungo classe 1989 di Trapani. Ferrero prova ancora una volta la tripla ma
Trieste in questo frangente è piuttosto distratta a rimbalzo e c'è l'ennesima carambola offensiva recuperata dai giocatori di Lardo. Valenti prova ad avvicinarsi a canestro, bel movimento, non il massimo della rapidità, però grande efficacia del numero 5 trapanese. Per Andrea Renzi è il sesto punto personale. Qui Stefano Bossi subisce il blocco irregolare di Francesco Candussi, secondo fallo per lui. Qui un po' ingenuo Francesco Candussi, si è mosso un po' troppo sul blocco. Stefano Bossi ha cozzato contro il lungo di Dalmasson e ha ottenuto lo sfondamento. Baldassarre, penetrazione al centro area, non riesce a creare molto, dunque la palla torna a Ferrero. Ancora 14 secondi per andare al tiro. Ferrero scarica Baldassarre, passaggio per Lauri, prova la bomba, il numero 9 di Trapani, non va la sua conclusione. Wood recupera la sfera e affida a Tonut, che può tirare da 3 e va sul bersaglio. Stefano Tonut con la tripla, ottima scelta per il figlio d'arte. C'è dall'altra parte un contatto, fallo del numero 7 Stefano Tonutti, un fischio piuttosto contestato. Ora gli arbitri vanno a spiegarsi. È il secondo fallo per Stefano Tonutti, dunque ha fermato irregolarmente Patrick Baldassarre. Intanto Dalmasson è costretto a richiamare in panchina Francesco Candussi, al suo posto rientra da Indiliego. Due falli in pochi minuti per Candussi, peccato per il giovane lungo ex Reyer Venezia. Nel frattempo Baldassarre segna il primo dei due tiri liberi, lui che vede col 65% dalle lunette, sbaglia il secondo tentativo, dunque 1-2 per Baldassarre. Tonuta dall'altra parte prova ancora la bomba, non va questa volta. Parker si mangia il campo in 5 secondi, poi affida il pallone a Bossi. Parker poi vuole giocarla lunga, chiama lo schema, doppio blocco alto per il numero 20 che ha un contatto con Tonut, perde il controllo del corpo. Non c'è fallo secondo i direttori di gara, dunque palla persa per il numero 20 della Lighthouse. Sale intanto l'incitamento da parte del Pallarubini per la formazione biancorossa, deve recuperare due punti, 26-28 agli avversari siciliani. Ruzier per Will Harris dall'angolo dai 6 metri, quel tiro ce l'ha, il suo bagaglio tecnico, e segna altri due punti che lo portano a quota 9. 28 pari, Renzi può giocarsi l'uno contro uno in posta con Diliegro, qualche difficoltà nel girarsi perché la difesa di Diliegro è piuttosto rocciosa. Trieste torna in attacco con Wood, assist per Diliegro, dai Diliegro, fallo e vale, due punti, tiro libero aggiuntivo, ottimo assist di Brandon Wood. Diliegro che subisce il fallo del numero 11 Patrick Baldassarre. C'è anche un timeout sul campo. Quando siamo arrivati a 4 minuti e mezzo dall'intervallo lungo, 30-28 per Trieste che avrà anche il tiro libero aggiuntivo, andiamo anche a vedere i risultati dell'ultimo periodo di Trieste. Trieste che riduce da, dicevamo prima della sconfitta in quel di Brescia, 81-79 sul Lombardo. La formazione di Dalmasson era reduce da una doppia trasferta, infatti c'era anche il turno intrasettimanale sul campo dell'Angelico Biella, e anche in quel caso purtroppo il team
team guidato da Eugenio Dalmasson ha dovuto subire una sconfitta 89-75. Mentre per quanto riguarda il confronto, l'ultimo confronto casalingo disputato da Carra e compagni, c'è una vittoria proprio contro la Fileni BPA Iesi 72-66. Si è parlato tanto di Iesi in quest'ultimo periodo per quanto concerne i rapporti con Trieste, appunto perché Ryan Hoover è stato preso proprio dal team marchigiano. Ritorniamo nel frattempo in cronaca con Di Liegro che deve ancora tirare il tiro libero aggiuntivo. Buono il tentativo di Di Liegro che completa il gioco da tre punti e porta avanti nuovamente di tre la Pallacanestro Trieste. 31-28, c'è un fallo fischiato a Will Harris a metà campo. Harris che si dispera perché il suo team ha già esaurito il bonus, dunque ci saranno due comodi tiri liberi per Baldassarre. Baldassarre che però tira corto la prima volta. Va dentro il secondo tentativo, 1 su 2 per Baldassarre, 2 su 4 complessivo per il giocatore classe 1986 di Lino Leardo. Trieste ora gioca con Di Liegro. Di Liegro non sa che farsene del pallone in quella posizione, allora lo affida Ruzier che prova la bomba e la trova. Esplode la bomba nel cesto trapanese, 34-29, mini allungo triestino più 5 e ora Trapani in rottura prolungata, perde anche la palla con Renzi. Lino Leardo cerca di correre ai ripari sostituendo Parker con Lauri. Ruzier ora chiama schema a mano, va dentro, poi scarica in angolo per Carra che pensa per un attimo il tiro da tre. C'è però lo sfondamento di Carra su Stefano Bossi. Carra che ha perso il controllo del corpo, bravo Stefano Bossi a mettersi sulla strada del capitano triestino e a costringerlo allo sfondamento. Bossi che ora se ne torna in panchina, rientra Parker, quindi Trapani torna con il backcourt tutto made in USA, formato da Parker e Lauri. Ed è proprio Parker che serve Baldassarre, sbaglia canestro, un semigancio, mancino, non va, però a rimbalzo i tentacoli di Andrea Renzi hanno buon gioco e ci sono due punti per il numero 5 della Lighthouse, 34-31, ancora 3 minuti e mezzo prima del riposo. Tonut cambia lato per Ruzier. Ruzier penetra, poi scarica un bel pallone a Di Liegro, l'appoggio dell'americano però è sfortunato, a rimbalzo però la palla vagante viene conquistata ancora da Trieste e può rigiocarsi un nuovo attacco. Peccato perché Di Liegro ribalta il lato ma Tonut non riesce a trattenere la sfera, palla persa per il numero 7 di Dalmasson e Trieste era riuscita a raggiungere un massimo vantaggio di 5 punti. Poi Trapani però è formazione di altissima qualità, intanto c'è un cambio nelle file della formazione locale, esce proprio Stefano Tonut e rientra Brandon Wood. Baldassarre scarica per Parker, Parker palleggia il tiro nel cuore dell'area, non va, rimbalzo di Will Harris che affida la palla ancora una volta a Brandon Wood. Wood un passaggio un po' troppo telefonato, intercettato da Parker, scatena il contropiede trapanese e questa volta è Carra che tende un tranello a Lauri, contatto tra Lauri e Marco Carra,
sfondamento di Lauri, che peraltro se ne torna in panchina. Lauri che ha qualche cosa da dire ai direttori di gara. Secondo lui Carra era in movimento, ma non si torna indietro con la decisione, dunque Trieste potrà gestire un nuovo possesso con Ruzier. Wood, Trieste ancora deve attaccare la difesa alzata. Qualche problema però in questi ultimi minuti nel ribaltare il lato. I passaggi degli attaccanti biancorossi sono piuttosto imprecisi. Due palle perse piuttosto banali per la formazione di Eugenio Dalmassone. Ma dall'altra parte Trapani restituisce il favore. Palla persa anche per i siciliani, dunque si riparte con Trieste in attacco. Ruzier chiama schema corna basso. Trapani sembra essere tornata a uomo, vedete così. Ruzier penetra, vuole scaricare. Altra palla persa però per gli attaccanti di Dalmassone, e Trapani, se può correre, è davvero micidiale, perché ha lunghi che possono viaggiare per i 28 metri di campo in maniera piuttosto rapida. Infatti qui ce l'ha dimostrato Baldassare, che era il primo uomo in contropiede. C'è un cambio per il reparto interni di Eugenio Dalmasson, esce Deina Diliegro, rientra Francesco Candussi. Vedremo se il buon Candu avrà imparato la lezione dei primi minuti di gioco, in cui ha commesso due falli in rapida sequenza. Candussi, blocco alto per Ruzier. Ruzier prova la tripla e un'altra bomba a nome Michi Ruzier. Caldissimo il playmaker di Eugenio Dalmasson. Ottavo punto personale per lui, e Trieste che allunga più 4, 37 a 33. Alla Sarre raddoppiato. Vuole liberarsi dalla marcatura di Coronica, lo fa in maniera piuttosto violenta. Un colpo fortuito all'occhio per Coronica. Fallo rischiato da Andrea Coronica, primo fallo. Non dovrebbe però essere nulla di grave per il numero 11 biancorosso, che si rialza prontamente. Applausi per lui, giocatore che si sacrifica sempre in qualsiasi frangente in difesa, e in questo momento sta giocando da numero 4 in un punteggio piccolo. Trieste necessariamente dovrà cercare di sfruttare il gioco a tutto campo per impedire alla Lighthouse di schierarsi e far pesare i propri chili e centimetri. Altro 1-2 per Baldassare, che quest'oggi sta davvero litigando con la lunetta. 3-6 complessivo per lui, sempre 37-34. Quando siamo entrati nell'ultimo minuto di questo secondo quarto, Wood va fino in fondo, però viene fermato dalla difesa trapanese. Infrazione di passi per l'americano di Dalmasson, che è saltato con la palla in mano, ma è anche ritornato giù con la palla in mano. Questo non si può fare, ed è infrazione di passi, cosa che restituisce la spicchia alla Lighthouse. Rizzitiello esce dai blocchi Ferrero, attenzione al tiro da tre del numero 21 trapanese. Si arriva tagliato per Parker, che serve bene Baldassare, potrebbe girarsi sul fondo, lo fa in questo momento. Il suo semigancio sinistro però non va a buon fine, può ripartire Ruzier in angolo per Carra. Ancora Ruzier a gestire il possesso, va a conquistarsi un fallo. Il fallo è stato commesso dal numero 14 Nelson Rizzitiello. Fallo fischiato dal numero 14 Nelson Rizzitiello, secondo fallo. Trapani in regime di bonus, secondo fallo per Rizzitiello. Ci saranno due tiri liberi per Michele Ruzier.
quando mancano 14 secondi alla sirena. Buono il primo con un po' di fortuna per il playmaker locale. Ancora un tentativo per lui. E il secondo va corto. 38-34, dunque Trapani può andare fino in fondo. Ancora 7 secondi. Parker vuole prendersi l'uno contro uno con Michele Ozier. Ozier buona la difesa sul numero 20 trapanese, che scarica un pallone invitante per Renzi, il quale sulla sirena sbaglia uno dei più facili appoggi di questo match. Dunque alla fine del secondo quarto di gioco, pallacanestro Trieste 2004-38, Lighthouse Trapani 34. Ci risentiamo all'inizio del terzo quarto. Terzo quarto di gioco del confronto fra Pallacanestro Trieste 2004 e Lighthouse Trapani per questa 22esima partita di Lega Adecco Gold 2013-2014. 38-34 il risultato dei primi 20 minuti di gioco. Trieste che è dunque riuscita a concludere il primo tempo in vantaggio tirando con un buon 50% dal campo, 15 su 30 complessivo per la formazione di Eugenio Delmasson e dell'assistant coach Matteo Praticò. Dall'altra parte Trapani ha tirato con il 45%. Intanto subito Will Harris va a subire uno sfondamento da Patrick Baldassarre. Patrick Baldassarre che nel primo periodo di gioco è stato uno dei più produttivi per la formazione di Lino Lardo, 8 punti a referto e 4 falli subiti, 3 su 6 liberi. Però sprecato qualcosina dalla lunetta. Ora andiamo intanto a leggere i quintetti delle due formazioni. Trieste che si schiera con il numero 10 Michele Ruzzieri in cabina di regia, con il numero 18 Brandon Wood come guardia, con il numero 11 Andrea Coronica nello spot di 3, il numero 8 Will Harris come ala forte e infine il numero 13 Francesco Candussi nel ruolo di pivot. Dall'altra parte Trapani opta per il quintetto formato dal numero 20 Kelvin Parker, dal numero 9 Robert Lauri, dal numero 21 Giancarlo Ferrero, dal numero 11 Patrick Baldassarre e dal numero 5 Andrea Renzi. C'è un fallo intanto della difesa biancorossa. Fischiato a Francesco Candussi, la terza penalità per lui. Candussi che nel primo tempo aveva subito commesso due falli in rapida sequenza ed era stato costretto alla panchina precocemente. Intanto palla sotto Renzi si muove forte, cerca di sfruttare chili e centimetri ma non riesce a convertire a canestro. Poi Ferrero prova la penetrazione, però Coronica va a guadagnarsi uno sfondamento. Terzo fallo per Giancarlo Ferrero, che si fa male anche un po' al ginocchio. Speriamo non sia nulla di grave per il numero 21 delle Lighthouse. Coronica ancora una volta preziosissimo nelle chiusure difensive. Michele Ruzzier ora chiama Manoleato, blocco alto di Harris per Ruzzier, la palla arriva a Candussi che serve Brandon Wood. Wood vuole giocarsi la palla sul lato sinistro del campo, poi affida la spicchia a Michele Ruzzier, un'altra bomba per il playmaker di Eugenio Delmasson. Terza tripla bersaglio per lui, 12 punti complessivi per Michele Ruzzier, 41-34, Trieste a più 7, massimo vantaggio. Ora Trapani con Ferrero che ferma molto presto il palleggio, servito nuovamente da Renzi, prova la bomba Ferrero, giocatore temibile dell'arco dei tre punti, però a rimbalzo Patrick Baldassarre è presente
e va anche a guadagnarsi un fallo, fallo di Francesco Candussi. Fallo fischiato a Francesco Candussi, quarto fallo. Ed è purtroppo il quarto fallo per lui. Cambio quasi obbligato per Trieste. Rientra sul parquet Dein Diliegro. Decisamente giornata no per Francesco Candussi, che ha commesso quattro falli davvero in pochi minuti. Ci saranno due tiri liberi per Baldassarre, oggi abbonato ai viaggi in lunetta, già 6 i suoi tentativi, non va il primo, 3 su 7 complessivo per lui. Buono il secondo, 4 su 8, dunque continua a ritmo di 1 su 2 Patrick Baldassarre. 41-35, Trapani si riporta a meno 6 con la Trieste che ha però il possesso del potenziale più 8. Diliegro serve Wood, Wood cambio difensivo che porta Renzi sulle sue tracce. Wood ribalta benissimo il lato, la palla arriva a Harris, la finta fa saltare Baldassarre da 3 punti l'americano. Poi però fischiata l'infrazione di 24 secondi. Sembrava infrazione di passi quella di Harris, che però è stato bravo a tenere incollato al parquet il piede, ha fatto saltare come un tappo di champagne Patrick Baldassarre, però poi non è riuscito a tirare con la tempistica necessaria. Trapani che ora torna in attacco, questa volta Baldassarre ha la palla per andare a canestro, ben marcato da Harris. Il tiro da fuori di Renzi non va a buon fine, la palla arriva in mano a Wood che scarica di nuovo per Will Harris, altro tiro dalla media dell'americano, sfortunatissimo però a rimbalzo ancora Andrea Coronica, veramente l'uomo delle giocate oscure per questa palla canestro Trieste. Wood, ottimo assist per Harris, stoppato dalla difesa trapanese. Ancora 12 secondi per andare al tiro a favore della formazione di Eugenio Delmasson. Rimessa dal fondo per Brandon Wood. Wood che serve Diliegro, consegnato per Ruzier. Blocco alto di Harris per Ruzier e va fino in fondo. Fermato prima però da un fallo della difesa della Lighthouse. La penalità è ai danni di Giancarlo Ferrero, per lui è il quarto fallo. Lardo deve sostituirlo. Al suo posto entra Nelson Rizzitiello. Coronica per Ruzier. Ruzier serve il ricciolo di Wood. Wood che però chiama a sé il blocco alto di Diliegro. Buona la difesa di Lauri su Wood. Poi sul cambio difensivo Renzi sulle tracce di Wood. Ancora un tiro della media dell'americano che però non trova il bersaglio. Dunque Trapani riparte, ma c'è un grandissimo anticipo di Diliegro su Renzi, che aveva preso posizione in post basso. Ancora Wood, scarica per Harris dall'altro lato. Will Harris, la bomba di Will Harris, vale il più 9, 44-35, nuovo massimo vantaggio per Trieste. Will Harris tocca quota 12 nel suo personale tabellino. Ora Lauri scarica per Baldassarre dall'angolo, la bomba del numero 11 Granata, nulla di fatto, ma Rizzitiello fa buona guardia e riesce a dare un extra possesso al suo team. Parker ribalta per Rizzitiello, che pensa per un attimo alla penetrazione, poi torna sui suoi passi, prova il tiro dalla media, sfortunato, poi la transizione triestina viene fermata da un fallo di Parker, fallo commesso su Brandon Wood. E il primo fallo per il numero 20 di Lino Lardo, che chiama time out. Ora Trapani vuole il minuto di sospensione per cercare di arginare
un Trieste che si sta pian piano allontanando dal più 4 di fine secondo quarto. Infatti i biancorossi sono arrivati a 9. Ottimo l'apporto di Harris e Ruzier in questo frangente, determinanti le loro triple. Una Trieste che sta tirando piuttosto bene da 3 punti quest'oggi. Ricordiamo che nei primi 20 minuti di gioco la squadra locale aveva fatto registrare un complessivo 5 su 9 per quel che concerne i tiri pesanti, con Nicky Ruzier a quota 2 su 2. Ruzier che quest'oggi sta davvero facendo una gara praticamente perfetta, sia in attacco che in fase di costruzione del gioco. Intanto termina il minuto di sospensione, nessuna sostituzione nel quintetto biancorosso. Dall'altra parte anche Trapani tiene invariato il proprio schieramento. Rimessa laterale effettuata da Coronica verso Di Liegro. Di Liegro avrebbe anche il lato per provare ad attaccare Renzi, ma preferisce affidare la sfera a Ruzier. Ruzier raddoppiato, chiuso in angolo. Qui ha rischiato un po' troppo il giovane regista di Delmasson, salvato in corner da un fallo fischiato a Kelvin Parker. Secondo fallo per il playmaker di Trapani. Trapani che è già in regime di bonus, dunque Trieste potrà tirare i tiri liberi ad ogni contatto falloso sanzionato dagli arbitri. Ruzier segna il primo, trasforma anche il secondo. Michele Ruzier, che con 14 punti è al momento il miglior realizzatore della squadra triestina, e regala anche il vantaggio in doppia cifra al proprio team, 46 a 35. Ancora 5 minuti e 13 secondi da giocare. Renzi attacca il centro dell'area, semigancio del numero 5 di Trapani, qualche scaramuccia a rimbalzo fra Lauri e Di Liegro, non se ne mandano certamente a dire i due. Dall'altra parte Wood prova la tripla che non va, palla arriva a Lauri, decide di affidarla a Parker. Parker trova Rizzitiello, Rizzitiello gioco a due con Renzi, penetrazione scarico per Parker, ancora pochi secondi per andare al tiro. Parker prova il tiro da tre, fuori ritmo, va dentro. Tripla che conferma tutta la classe cristallina di questo giocatore, che l'anno scorso ha militato nel campionato svizzero. Harris prova il tiro della media distanza, poca parabola per lui, può scatenarsi il contropiede trapanese con Lauri che va a conquistare il fallo di Nicky Ruzier. Lauri voleva anche il canestro buono. Gli arbitri però non sono dello stesso avviso, dunque ci saranno due liberi per Robert Lauri. Lauri che in campionato fino a questo momento è il 69,1% dalla lunetta, 56 su 81, dunque non una mano rotondissima per quanto riguarda i tiri liberi. E come da tradizione la maledizione del telecronista si conferma, ci smentisce Lauri, segna il primo tiro libero. Indovina anche il secondo, 2 su 2 per Lauri, mini parziale di 0 a 5 per la Lighthouse, 46 a 40, dunque dal più 11 Trieste è passata al più 6. C'è Delmasson che vuole correre ai ripari con un nuovo avvicendamento sul parquet, esce Michi Ruzier ed entra con il numero 14 Marco Carra, un Carra che quest'oggi ha totalizzato 5 punti personali e che sarà chiamato a confrontarsi con Kelvin Parker. Intanto Di Liegro prova il tiro della media,
Danny Liegro, suo assist di Brandon Wood. Liegro realizza il tiro dalla corta distanza, settimo punto per lui, 48-40. Trieste continua a difendere a uomo e ora Delmasson opta per un altro cambio con Tonut pronto sul cupo, mentre Patrick Baldassarre indovina un canestro e fallo. Ci sarà anche il libero aggiuntivo per il numero 11 della Lighthouse. Dicevamo di Tonut che entra sul parquet al posto di Coronica e Baldassarre questa volta tramuta il tiro libero. Baldassarre che è arrivato a quota 10, miglior realizzatore della sua squadra, unico uomo in doppia cifra del sodalizio siciliano. Tanto Trieste ancora un secondo per andare al tiro con Carra che sulla sirena dei 24 secondi mette la zampata del 50-43. La grip del capitano non manca mai e Carra si sacrifica come sempre anche in difesa, conquistando un pallone e forzando Parker all'infrazione di campo. Ultimi tre minuti di terzo periodo e ora Tonut che può servire Carra. Harris lontano da canestro cerca il consegnato per Carra. Carra affida il pallone a Wood, ultimi 10 secondi per andare al tiro. Arriva il pallone a Carra che prova da 3 punti e ancora la tripla e ancora 3 punti e ancora il capitano Marco Carra, 53-43, più 10 per Trieste che ora va a commettere fallo con Stefano Tonut. Dicevamo più 10 per Trieste e 10 punti personali per Marco Carra, terzo giocatore in doppia cifra. Intanto Delmasson cambia Will Harris dando dei minuti sul parquet anche per Massimiliano Fossati, altro giocatore ormai entrato stabilmente nelle rotazioni della formazione triestina, mentre Lino Lardo ha sostituito Patrick Baldassarre con Stefano Bossi. Dunque si abbassa il quintetto trapanese con Rizzichiello che si sposterà nel ruolo di 4 tattico con Renzi da 5, doppio playmaker con Parker e Bossi e Lauri a giostrare da alla piccola tipica. Intanto Rizzichiello prova la tripla dall'angolo, non va. Dunque Trieste attacca con Brandon Wood, bel backdoor di Wood con Fossati che alla fine non tramuta canestro, però recupera il suo stesso errore. Ancora 4 secondi per andare al tiro perché la palla non ha toccato il ferro, bisogna forzare, lo fa Di Liegro che prova il tiro appoggiato al tabellone, a rimbalzo Fossati si getta a corpo morto, non riesce però a recuperare. Dall'altra parte Parker va a subire il fallo di Marco Carra, per Carra il secondo fallo, quarto fallo di squadra per la pallacanestro Trieste. Due tiri liberi per il numero 20 Kelvin Parker, giocatore che ha il 79% della linea e che però qui va a sbagliare il primo tentativo. Non va. Buono il secondo tiro di Kelvin Parker che fissa il meno 8, 53-45.
per Parker sono solo 4 i punti segnati quest'oggi, un apporto piuttosto sottotono. Dall'altra parte Di Liegro con un ottimo dai e vai con Marco Carra va a depositare il suo nono punto. 55-45, Trieste sta tenendo duro in questo frangente. In difesa ora c'è un fallo fischiato a Fossati. E Rizzitiello che ha subito un fallo tutto di mestiere, bravissimo a usare il corpo e ad evidenziare il contatto. Rizzitiello che avrà due tiri liberi a disposizione, mentre è entrato sul terreno di gioco Luca Janes. Qualche minuto di riposo anche per Andrea Renzi. Rizzitiello intanto confeziona un 2 su 2. Trapani che ora accenna una zona press con raddoppi sugli angoli. Brava però la pallacanestro Trieste a non cadere nella trappola organizzata da Lino Lardo, un artista delle zone miste e dell'alternanza dei difensori. Mentre Stefano Tonut risponde così alla scelta difensiva trapanese con un tiro da due punti, un long two, quindi un tiro praticamente con i piedi sull'arco dei tre punti. Lauri un po' fuori equilibrio ma riesce a ritrovare il ritmo in volo e tramuta il canestro del meno 8, 57-49. Carra ostacolato da Parker, ancora Carra, la palla piuttosto ferma nelle mani del capitano che deve andare al tiro, ultimo secondo, la palla arriva a Wood, tiro in corsa, non va la conclusione dell'americano. Dunque alla fine del terzo quarto di gioco, pallacanestro Trieste 2004-57, Lighthouse Trapani 49. Sono 8 le lunghezze da gestire in questi ultimi 10 minuti di partita. Peccato per quest'ultima azione, infatti come dicevamo l'impressione è che il capitano abbia indugiato un po' troppo in palleggio e tutto questo dopo abbia lasciato poco tempo a Wood per trovare un tiro in equilibrio. L'americano ha dovuto infatti ricorrere a una soluzione in corsa. Tutto sommato un terzo quarto molto positivo per la pallacanestro Trieste che dal più 4 di fine primo tempo si era portata fino al più 11, quindi vantaggio in doppia cifra, e più volte ha mantenuto questo margine per poi essere recuperata anche diverse volte da Trapani. Poi le conclusioni di Di Liegro, Harris, Ruzier e Tonut hanno fatto e stanno facendo la differenza. Andiamo proprio a leggere qualche numero di questa terza frazione. Trieste che dopo il 50% al tiro dei primi 20 minuti sta comunque proseguendo su quelle percentuali perché ha un complessivo 22 su 46 dal campo, pari al 48%, con un ottimo 8 su 13 da 3 punti, 62% addirittura. Il dato che salta all'occhio è la differenza di tiri liberi, perché Trieste ne ha tirati 6, Trapani fino a questo momento 17, bravissima a conquistarsi i palli in avvicinamento, soprattutto con Baldassare e Rizzitiello, che nell'ultimo spicchio di quarto sfruttato il bonus già raggiunto dalla formazione di casa per andare a bersaglio alla lunetta. E ora sull'applauso del Pallarubini, le due formazioni fanno il loro ritorno sul parquet per questo ultimo quarto. Andiamo a leggere i quintetti. Trieste che continua con l'assetto formato da Marco Carra con il numero 14 in cabina di regia, Brandon Wood con il numero 18 e Stefano Tonut con il numero 7 nei ruoli esterni, e a coppia Dana Di Liegro, Massimiliano Fossati come lunghi. Dall'altra parte Trapani opta per il numero 9
Lauri, per il numero 13 Bossi, per il numero 11 Baldassarre, per il numero 15 Iannes e infine per il numero 14 Rizzitiello. Qui l'atletismo di Baldassarre va a stoppare un tiro dell'attacco triestino. Trieste che però avrà ancora la palla in mano con 6 secondi da giocare sul cronometro dei 24. Bravissimo Marco Carra a guadagnarsi un contatto d'esperienza. Qui Baldassarre davvero ha peccato di ingenuità, si è avvicinato un po' troppo con il corpo e il numero 14 di Trieste, appena ha avvertito quel minimo contatto, lo ha subito evidenziato. Carra che segna il primo tiro libero. Va dentro il secondo Marco Carra, 2 su 2, ed è il 12° punto per il capitano, 59 a 49. Trapani ha qualche problema nel superare il pressing di Trieste, che ora ha alzato l'intensità difensiva. Abbiamo assistito anche a un tuffo a pelle di leone di Fossati sul parquet. Baldassarre problemini nel controllare il palleggio, poi affida la spicchia a Lauri. Non va il tiro dell'americano, poi Tonuto viene fermato da un fallo di Rizzitiello. E per Nelson Rizzitiello è il terzo fallo. Rimessa laterale per la formazione di casa. La sfera arriva nelle mani di Carra, che predica calma e chiama a schema mano. Diliegro non trova nessun compagno, lo trova poi in Carra. Carra penetra a centro area, Fossati perde per un attimo la maniglia, poi riesce a recuperarla e affida la palla a Wood, che però da 3 punti quest'oggi non ci sta prendendo molto, a differenza dei suoi compagni. Trapani con Bossi che prova il tiro della media, non va a ribalto, però è bravo a seguire il suo tiro e a tramutare a canestro il rimbalzo offensivo. Poi un'ingenuità sulla rimessa, palla persa piuttosto banale di Diliego, che voleva servire Wood. Non si sono intesi i due americani e dunque un'altra palla persa per Trieste sul punteggio di 59 a 51, mentre rientra Kelvin Parker sul parquet al posto di Lauri. Rizzitiello può provare il tiro da 2, va dentro. Coach Lardo voleva il canestro da 3 punti, ma il numero 14 aveva pestato la linea con il piede, dunque solo 2 punti per lui. 59 a 53, ancora 6 lunghezze come vantaggio. Passati un passaggio splendido per Tonuto, un grandissimo passaggio fuori equilibrio di Fossati, che ha salvato la palla, ha scodellato un assist per Tonuto, che ha indovinato il tiro da 3 punti del più 9. Fossati ora impegnato in difesa su Baldassarre, lo costringe all'errore. A rimbalzo sia Carra che Diliegro si tuffano per recuperare la spicchia, che però torna nelle mani di Trapani. Bossi vuole il centro dell'area, ma c'è l'infrazione di 3 secondi fischiata a Luca Iannes. Iannes che si lamenta con gli arbitri, in vano però, perché a nostro modo di vedere aveva messo la tenda da campeggio dentro all'area. Trapani comunque riesce a recuperare un pallone, si lancia in contropiede con Parker che prova il tiro fuori equilibrio, e qui Carra rischia il fallo tecnico con una reazione di frustrazione pura. C'è intanto un fallo difensivo, fallo fischiato Massimiliano Fossati. E
ci sono anche dei cambi per le due formazioni. Lardo sostituisce Bossi e Janes, fa rientrare Lauri e Renzi. Trieste invece fa accomodare in panchina Marco Carra, al suo posto Michel Hunder. Parker si sposta addirittura in post basso contro Ruzier. Incredibile canestro di questo giocatore che, nonostante il centimetraggio relativo, 1,84 m, è riuscito comunque a muoversi benissimo spalle a canestro, a conquistare due punti che valgono il meno 7. Viliegro prova lo scarico su Tonut, pallone intercettato però da Parker. Tonut ha provato a recuperare la sfera, non è andato a buon fine il suo tentativo, sarà dunque rimessa dal fondo in zona offensiva per la Lighthouse Trapani, non prima però di un time out che arriva quando mancano 6 minuti e 39 secondi al termine di questo confronto, 62-55, dunque sempre un vantaggio relativamente contenuto per Trieste, che sta lottando con le unghie e con i denti per ricacciare sempre indietro la formazione di Lino Lardo. Ora si è svegliato Kelvin Parker, giocatore che comunque vale 14 punti di media a partita per la causa del team siciliano, dunque fino a questo momento è rimasto abbastanza silente. Dicevamo prima che ha raccolto solamente 6 punti a tabellino, dunque nettamente sotto media l'americano di Lino Lardo. Speriamo che non si accenda proprio nel finale, se lo augurano tutti i tifosi presenti al Palerubini. Ora le due squadre sono pronte a rientrare sul campo. Trieste che sarà impegnata in difesa, non ha cambiato nulla nel suo quintetto, nemmeno Trapani. Trapani con Baldassarre che prova a servire Renzi, ma il numero 5 non stava nemmeno guardando, non si intendono i due lunghi e dunque palla persa per Trapani. Lino Lardo visibilmente inorridito da questa esecuzione offensiva della sua squadra. Ora Trieste con Diliegro e cerca un compagno, lo trova in Ruzier. Ruzier però non si avvede dell'arrivo di Lauri, che si impone in contropiede e sbaglia una schiacciata davvero facile. Decisamente giornata storta per la Lighthouse. E intanto altra palla persa sul campo. Stiamo assistendo a fasi piuttosto brutte del match, con Parker che ora prova un tiro da tre punti in mezza transizione, a rimbalzo fallo di Ruzier su Baldassarre. Formazioni un po' slegate che stanno sbagliando parecchio tra tiri e palloni persi. Dalmasson prova a correre ai ripari sostituendo Diliegro con Candussi. Ci sarà rimessa nel fondo, ancora effettuata da Rizzitiello. Trapani non molla, vuole provare fino alla fine il recupero. Rizzitiello con il tiro dalla media distanza va ed è meno 5 per la Lighthouse. Lighthouse che continua a proporre questo accenno di pressing, questa volta però ritorna a uomo, non a zona. Wood serve Harris, provava il backdoor a fuori di Tonut, poi Tonut scarica ancora per Harris che tira da tre. Will Harris, e continua la pioggia di triple al Palerubini. Trieste caldissima dall'arco dei tre punti, 65-57. Poi Lauri penetra contro Wood, si aggancia con il numero 18.
Fallo fischiato all'americano di Trieste per Wood, e il primo fallo. Ci sarà una rimessa laterale affidata a Lauri. Serve Bagliassaro che prova a prendersi la linea di fondo, movimento complicato perché arriva il raddoppio difensivo di Trieste, palla a due e la legge truffa della freccia consegna il possesso ancora a Trapani. Ho detto legge truffa perché sicuramente a mio modo di vedere è molto meglio l'antica tradizione della palla 2, era molto meglio l'antica tradizione della palla 2. Il regolamento odierno ha deciso diversamente, dunque ci adeguiamo. Quindi Trapani potrà attaccare ancora con 8 secondi sul cronometro dei 24. Ancora 4 minuti e 56 secondi da giocare, 65-57 Trieste che sta tenendo durissimo contro un team di ottima levatura. Ora sulla rimessa Harris commette fallo e gli arbitri danno anche canestro valido. Baldassarre segna col fallo. Il fallo è stato commesso da Will Harris che è arrivato alla quarta penalità. Baldassarre potrà usufruire di un libero aggiuntivo. Va a bersaglio il numero 11 della Lighthouse. Per lui è il punto numero 11. Trapani ritorna a meno 5, 65-60. Davvero Trieste non riesce a dare lo strappo decisivo per allontanarsi in maniera definitiva. Ora Ruzier penetra in mezzo all'area. Micky Ruzier, ancora una volta determinante. Micky Ruzier, 67-60. Per Ruzier sono 16 punti segnati. Trapani ora manovra con Rizzichiello, che serve Renzi, semigancio contro Candussi. Candussi che viene sanzionato dagli arbitri, anche se ci sembrava fermo col corpo. E la partita di Francesco Candussi finisce qui a 4 minuti e 15 secondi dalla fine. C'è il quinto fallo del numero 13 biancorosso. Quando si termina con 0 punti a referto, dicevamo un po' penalizzato da alcuni fischi arbitrali che potevano anche essere risparmiati. Renzi va a segnare il primo tiro libero, nono punto per lui, può arrivare in doppia cifra. Segna anche il secondo Andrea Renzi, 67-62. Dicevamo decimo punto per Renzi. Ruzier, zingarata tutto campo, lo scarico per Stefano Tonut, che ovviamente indovina un'altra tripla. Grandissima iniziativa di Michele Ruzier, sembrava sul limite di perdere la palla, è riuscito a scaricare per Stefano Tonut, che ha indovinato un'altra bomba. Tonut è arrivato a quota 11. Dall'altra parte in attacco viene fischiato fallo offensivo a Patrick Baldassarre, e vi spieghiamo anche perché. Si tratta della classica infrazione di hooking, cioè aggancio, in pratica quando l'attaccante utilizza il braccio esterno per agganciarsi al corpo del difensore e tagliarlo fuori in maniera irregolare, creandosi uno spazio utile per un vantaggio. È una manovra irregolare che,
se viene evidenziata bene dalla difesa viene sanzionata con un fallo in attacco da parte dei direttori di gara. Baldassarre ha commesso questa classica sbracciata e dunque è stato pescato in infrazione. Trapani ha chiamato un time out per cercare il tutto per tutto, gli ultimi assalti a 3 minuti e 49 secondi dalla fine sul punteggio di 70-62 a favore di una pallacanestro Trieste che quest'oggi ha 4 uomini in doppia cifra fino a questo momento. Ruzier comanda la classifica dei marcatori con 16, seguito da Harris con 15, Carra con 12 e Tonut con 11. Squadre pronte per questo rush finale. Si ritorna in campo dopo la sospensione e Trapani alza la difesa. Trieste cerca di eludere il pressing, lo fa con una combinazione fra Di Liegro e Tonut. Ruzier ora, blocco alto di Di Liegro per Ruzier, si affida a Wood, scarico per Harris, poi la palla arriva ancora a Wood a 2 secondi dalla fine e questa volta magicamente il pallone esce. Per una volta Trieste non realizza da 3 punti. Trapani può provare ad attaccare per ridurre il gap. Renzi contro Di Liegro, si gira ancora una volta a destra, prova il finger roll, non va e a rimbalzo però il più rapido di tutti è Robert Lowry, mentre Trapani dimostra di essere ancora viva con Rizzitiello che recupera un altro possesso. Trapani a meno 6, 70-64 e palla in mano. Attenzione perché se dovesse arrivare una bomba da parte dei siciliani la partita sarebbe completamente riaperta. 2 minuti e mezzo ancora da giocare. Stefano Bossi prova l'arcobaleno, ostacolato bene dalla difesa di Ruzier, poi Wood subisce fallo da parte del numero 9 Lauri. Siamo per Lowry, il terzo fallo. Lardo ora fa rientrare in campo Kevin Parker al posto di Stefano Bossi. Ma è Trieste che può manovrare ancora l'attacco. Wood, blocco alto di Di Liegro per Wood, ribalta il lato per Harris, Di Liegro prende posizione, ancora pochi secondi, deve forzare l'uno contro uno, Di Liegro prende la linea di fondo, il suo appoggio è però impreciso e dunque c'è una nuova opportunità per Lauri, stoppone di Will Harris su Lauri e poi a rimbalzo Di Liegro fa la voce grossa contro Renzi. Se le dicono di santa ragione i due giocatori, ma volevamo sottolineare il gesto atletico di Will Harris che ha ricacciato in gola il tentativo di schiacciata di Lauri. Alla fine tra Di Liegro e Renzi e il siciliano che ha la peggio, un fallo fischiato al numero 5, visibilmente alterato e non manca di farlo sapere ai direttori di gara. Di Liegro indovina il primo dei due tiri liberi, sarebbe importante mettere dentro anche il secondo perché siamo arrivati a 1 minuto e 58 dalla fine della partita e Di Liegro tramuta anche il secondo tentativo. 11° punto per Di Liegro, 5° uomo della formazione di Delmasson a toccare la doppia cifra e sul tiro da 3 sbagliato di Kelvin Parker Trieste la palla del potenziale vantaggio in doppia cifra che potrebbe definitivamente mettere la parola fine sull'incontro, ma
Di Liegro viene stoppato da Baldassarre. Baldassarre che poi si mangia il campo in 5 falcate, scarica per Rizzichiello. Rizzichiello prova la tripla che non va. Poi Ruzier. Contatto falloso su Rizzichiello. Potrà tirare due tiri liberi. Per Michi Ruzier il terzo fallo. A 1 minuto e 22 secondi dalla fine. Lo sbaglia, prima conclusione, errore pesantissimo questo dell'oriundo che segna il secondo portando a meno 7 Trapani, 72 a 65. Ora Trieste deve obbligatoriamente giocare con il cronometro. Trapani inizia a ricorrere al fallo sistematico con Renzi che commette fallo su Tonut. Trapani intanto abbassa ancora il suo quintetto facendo uscire Renzi a favore di Ferrero. Stefano Tonut non trema e trasforma il primo tiro libero. Buono anche il secondo. Più 9, 1 minuto e 19 ancora da giocare. Il traguardo si avvicina sempre più per la pallacanestro Trieste. Parker prova ancora la bomba, nulla di fatto, ma rimbalzo Baldassarre. Riesce a conquistare la carambola, 74 a 67. Ruzier supera abilmente il pressing di Trapani. Entriamo nell'ultimo minuto di gioco e ora Trapani vuole accelerare il fallo sistematico, ma Trieste è bravissima a mantenere il possesso con Tonut che segna e mette virtualmente la parola fine all'incontro. Ancora 46 secondi da giocare, più 9, ora il gap da colmare è davvero molto ampio. Ruzier però commette fallo su Parker. Decisamente partita magistrale quella condotta da Michele Ruzier. Vogliamo sottolineare soprattutto l'autorevolezza con cui ha gestito la cabina di regia e anche i suoi 16 punti realizzati fino a questo momento. Freddissimo il playmaker classe 1993 di Eugenio Dalmasson, evidentemente stimolato dal confronto diretto con un altro playmaker di scuola azzurra Trieste come Stefano Bossi. Fa davvero piacere vedere sul parquet tanti giocatori di scuola cestistica triestina. Oggi però ad avere la meglio è Michele Ruzier, che fino a questo momento sta conducendo la vittoria alla sua formazione. Vedremo se Cosilino Lardo avrà cercato qualche alchimia tattica per provare il recupero disperato. Ritornano in campo le due formazioni. Trapani sempre con il quintetto piccolo con Baldassarre e Rizzichiello nei ruoli di lunghi. Ci saranno due tiri liberi per Kelvin Parker. Va dentro il primo. Ancora un tentativo per Parker. Più 8 per Trieste. Parker è al suo settimo punto segnato. Buono anche il secondo, 76 a 69, più 7, pressing alto di Trapani con Ferrero che impiega solo 2 secondi per fermare il cronometro. Il fallo di Ferrero è il quinto. Dunque esce dal parquet anche Giancarlo Ferrero,
al suo posto rientra Stefano Bossi. Due tiri liberi per Diliegro, due tiri liberi che sarebbero molto importanti. Secondo ferro nella prima esecuzione per Ben Diliegro, incoraggiato dagli applausi del Pallarubini. L'americano di Delmasson avrà ancora a disposizione una conclusione. E Diliegro va a bersaglio col secondo, 7-7 a 6-9. Parker deve accelerare le operazioni in attacco. Scarica per Bossi. Bossi affida la palla a Baldassarre. Baldassarre prova ad avvicinarsi. Il tiro della media però viene sporcato da un fallo. Fallo del numero 12. Diliegro. Per Diliegro è il primo fallo. E ora Delmasson sostituisce Bane Diliegro con il capitano Marco Carra. Dunque anche il coach dei biancorossi risponde per le rime all'assetto tattico light scelto da Trapani, visto che ora i lunghi di ruolo dovrebbero essere Harris e Tonut, che si sposterà come alla porta atipica. In realtà è una mossa per controbattere al fallo sistematico dei siciliani, fallo sistematico che arriva puntualmente. E Rizzitiello a commetterlo su Marco Carra. Due tiri liberi per il capitano a 24 secondi dalla fine. Capitan Carra non tradisce la fiducia. Dentro il primo tiro libero, 78-71. Buono anche il secondo, 79-71. Parker contro Tonut, prova a trovare lo spazio per il tiro da tre. Rizzitiello ci pensa per un attimo, poi affida la palla a Lauri. Lauri che cerca la penetrazione e scarico, però viene sanzionato un fallo a Stefano Tonut. Per Tonut è il quarto fallo e ora la partita è diventata uno stillicidio di tiri liberi. Lauri che fino a questo momento ha segnato 11 punti va a segno anche dalla lunetta, dodicesima palla infilata nel cesto. Ed è 2 su 2 per Lauri. Carra fermato proprio dallo stesso Lauri, che commette il suo quarto fallo. 79-73, 10 secondi ancora da giocare, ma ormai Trieste ha davvero la vittoria in tasca, deve solamente amministrare e vedremo se Carra sigillerà come di consueto. Non si smentisce il capitano, 80-73, i classici tiri liberi della staffa. Buono anche il secondo, 81-73, e ora Trieste deve difendere per cercare di vincere anche lo scontro per quel che concerne la differenza canestri. Ricordiamo che all'andata il team di Eugenio Delmasson fu sconfitto in Sicilia per 87-80. Qui Harris commette il suo quinto fallo su Baldassarre. Dicevamo, all'andata Trieste perse in Sicilia per 7 punti, ora sta vincendo di 8. Sarebbe importante. Nel frattempo Baldassarre sbaglia il primo tiro libero. Dicevamo che sarebbe importante mantenere questa differenza canestri. E con un po' di fortuna il canestro ingoia il pallone di Baldassarre. Carra, ultimo secondo. E dunque suona la sirena. La palla canestro Trieste 2004 batte
nella 22esima giornata di Lega Adecco Gold, la Lighthouse da Trapani per 81-74. Ci sono 15 punti per Stefano Tonut, 15 per Will Harris, 16 per Michele Ruzzer, 2 per Andrea Coronica, 12 per Dani Liegro, 16 per Marco Carra e 5 punti per il numero 18 Brandon Wood. Da Matteo Zanini è tutto, arrivederci alla prossima partita interna della Pallacanestro Trieste. E vi ricordiamo giovedì 20